Eh sì, un po'. Infatti. Iniziate a prendere posto. Invito sul palco i tre relatori della prima parte della mattinata. Troverete al vostro posto una copia di Armi Antiche, il bollettino dell'Accademia di San Marciano che ha pubblicato proprio per questa occasione in tempi record, che quindi ringraziamo per l'attenzione. Dopo l'inizio memorabile di ieri, continuiamo oggi con una giornata dedicata all'analisi di armature e anche di armi in asta, con nuovi risultati scientifici in entrambi i campi. Il primo intervento è quello di Giulia Ighina, storica indipendente, con il suo dottorato in storia medievale e rinascimentale, studiosa di armature cinquecentesche. Cedo la parola a Giulia con questo suo intervento dal titolo The Armor of a Young General by Van Dyck. Good morning. Good morning, my colleagues. I would like to do some presentation about a well-known portrait at the Kunsthistorisches Museum and some pieces of armor related to it. In the paintings gallery of the Kunsthistorisches Museum, there is a painting known as The Portrait of a Young General by Anthony van Dyck, datable on the stylistic grounds to 1622-24, it figures a young man in etched and gilded armor. There was a theory that Ferdinand I of Gonzaga, Duke of Mantua, was portrayed in it. This version was based only on the fact that Van Dyck stayed at the Gonzagas during those years. However, this theory is not supported by the fact that at that time of painting the portrait, Ferdinand should have been 34, 36 years old, while the person painted in the portrait is younger than this age. Besides, he has no physical resemblance to that Ferdinand we know from other portraits. Anyway, I am interested in the half armor figured in the portrait. This armor is etched in gilt with broad vertical bands and borders of stylized foliage. The bands with rows of arcades with a pointed projection where arcades join. The design of the decoration is considered to be an Italian variation of the South German style, particularly exemplified by the etched decoration of the Augsburg etcher Jörg Sorg the Younger. The half circles flanking the bands of ornament are found on the several armors decorated by Sorg in the 1550s, like for example on the shield embossed with three rampant lions in the collection of the Met. And yet, in view of the fact that multiple armors often created armors that were adorned with similar band decoration, an attribution of this type of ornamentation to Jörg Sorg is not advisable. As we can see on the illustrations from the album of armor designs known as Thun Hohenstein album, this motif belonged to the repertoire not only of Sorg, but the Augsburg etches in general. As we can see on the images, this pattern in its different variations can be found on the German as well as on the Italian pieces of armor. That is obvious that the armor in the portrait is not contemporary to Van Dyck's time. It's dated to the 1550s, while the portrait is dated to
16:20-24. The armor is also not contemporary to the young general, because at his time such armors were already out of fashion. In other words, the young general in the portrait is outfitted in old-fashioned armor, which, if it belonged to the general, could belong to him only as an inheritance from older ancestors. One of the first researchers who studied the armor in the portrait was Stefan Grangsay. In his article published in 1950, he considered that the armor in Van Dyck's portrait was apparently ensued with a cuirass and helmet at the mat. It seems to me this suggestion needs some correction. The decoration of the close helmet at the mat is close similar to that one we see on the armor in the portrait. At the same time, the helmet in the portrait differs from that one at the mat. The helmet in the portrait is not visible well enough to see the details, but enough to suggest that it's likely not a close helmet, but a close bougainette with a peak, crest, fallen buff and hinged beaver. I guess this because of the cabled border. Here, we can see here. We can see on the visor level, on the helmet and the portrait. Such border cannot be a border of a visor, but can be a border of a bougainette's peak. Under the cabled border, or on the fallen buff, to say about a close bougainette, there is a horizontal band of stylized foliage, which is not on, on the helmet at the mat. The skull of the helmet in the portrait is covered with the large flowers. Here. I don't know, is it visible? Is this recognizable or not? No, it's not recognizable. But, sorry. It's here. With large flowers which are not on the helmet at the mat and which, I would say, are not in the harmony with the decoration of the armor in the portrait. In other words, the helmet at the mat might belong to the same garniture the armor in the portrait belongs to, but it has little to do with the helmet in the portrait and cannot be identified with it. As for the mat's breastplate, it differs from that one in the portrait not only by the perforations for the lance rest. As Grangsay noted, but also by the width and proportions of the waist plate. More importantly, the decoration of the breastplate is not identical. Both breastplates are decorated with similar but not the same pattern. This is evident when comparing the disposition of the element of design on both breastplates and is clearly seen when comparing the decorative bands in the upper parts of the breastplates. They are etched according to different patterns. I suggest the cuirass at the mat generally has nothing to do with the armor in the portrait. The fact is that the decoration of the helmet and the cuirass at the mat is not the same. The etching on them was made according to a similar but not identical pattern and represented different variations etched by different hands. As we can see on the pictures, on a granulated ground of etching on the helmet, there are specific leaves. The ornamental motif which is completely absent on the cuirass. The elements common to both patterns, acanthus leaves on the central band, small leaves on the surface of acanthus leaves, double roping, all of them are etched in different style. I suggest that the cuirass and helmet at the mat don't belong to each other, and they are not the ones we see in the Van Dyck painting.
Thus, we are not talking about a classic Italian field and tournament garniture, as Grancey thought, but about several armors decorated in the same style. What we are dealing with? With genuine variations of the same pattern etched in the 16th century, or it's about authentic decoration and its modern imitation? I have found 70 pieces of armor in total, or 3 composite armors and 26 separate pieces decorated with this pattern. There are also a bugonet and locking gauntlet, which are in a private collection. I have never seen these pieces and cannot comment them. This large group of pieces can be divided into several subgroups by their authenticity, the variation of their pattern, and their relation to each other. Let us look at these subgroups. The first one is related to the cloth helmet and the mat. And the helmet came into the mat in 1913 from the collection of Samuel Rush Meyrick. It was illustrated by Joseph Skelton in 1830. The shape, construction, and hardness of metal of the helmet show it to be genuine, except for the lower front plate and 3 back plates of neck guard, which were made, decorated, and matched the helmet by the museum restorators in 1928. There are 7 pieces related to the helmet. Right quiz and upper limb of left quiz. Here. At the Armeria Reale in Turin. Left quiz and bugonet at the Stibert Museum in Florence. This one. And probably round shield sold by Chernys in last September. These elements might have been belonged to the armor which must have been intended for mounted use in the field. All of them, except for the cloth helmet, are not sufficiently studied to recognize them with certainty as genuine. However, I have not yet found significant evidences that could indicate them as fake. Currently, I'm far from making any final conclusions, so they're innocent until proven guilty. As we can see on the pictures, all these pieces are united by the identity of the pattern and the hand they were etched by. This is the same pattern we can see on the helmet at the mat. This is a problem only with a cuirass decoration. In some places, it includes such element as a double roping on the surface of the acanthus leaves. It's here. Which distinguishes the cuirass from the rest pieces of the group. The motif is dubious because can be found on the pieces faked by Samuel Pratt, which I will say more about later. The breastplate in Turin of piscot form is forged in one piece. On the right side, there are 2 fritted holes for securing the lance rest. The back plate is related to the breastplate. The breastplate is close similar but not identical to that one in the portrait. And it's not just about the holes for lance rest. The breastplates are distinguished from each other by the disposition of main elements of the ornament. The number of half circles, I mean these, if count these, these and here. Only one is recognizable, but here we can expect more. Different decoration of a breastplate.
I suggest that the portrait shows another breastplate decorated by the same pattern. The creases belong to this armor are dispersed between Turin and Florence. The plates on the pauline, intended to protect the side of the knee, are decorated similar to a count in the portrait. And it's a good sign because the decoration of the knee plates and counter plates should be similar. The Puganet at the Stibert must have had the cheek pieces which are missing. The decoration of the Puganet is identical to that one on the helmet at the Met, but not to this one we see on the helmet and the portrait. The round shield is an unstudied object whose recognition is still in question. So, the pieces of this group are decorated with the pattern we see in the portrait, but none of them can be identified with pieces of the armor in the portrait. Besides the mentioned group, there are another pieces of this pattern in Turin, comprising of second cuirass, left pauldron and vambrace, right vambrace, second cuisses and left gauntlet without fingers. All these pieces are of low quality, which is illustrated by poor waist plate and simple, not coded, bodice of lower edges of breast and back plates. The plates of the pauline are decorated with very poor variation of main pattern, which is far from that one we see on the first pair of cuisses and on the count in the portrait. The etching on these pieces is a careful imitation of that one on the previous group. However, a double incised line, which is visible on all pieces of this group, seems to me very suspicious. These lines cover the plain bands as well as the edged ones, locating under the etching. I don't think such lines could be part of intention of 16th century etcher, because they don't correspond to the level of decoration represented by the pattern in question. They are much more typical for simple plain field armor. So it's likely that the pieces of one of such armor were reworked with modern etching, and therefore this group of pieces comprises part of a simple plain armor etched by the 19th century restorer. This group of pieces is related to a cuirass at the Met and its pattern. The cuirass was acquired by Bashford Dean and entered into the Met collection in the 1929. Heavy breastplate of piscot form of 6 4 kilos in weight and with 2 fretted holes for lance rest appeared to be for use in the tournament. The breastplate was restored, the cassets were riveted at sides and the damaged area were repaired. The cuirass was cleaned and traces of gilding are present. As I have already mentioned before, where cuirass and related pieces are decorated with a pattern which differs from that one on the helmet at the Met. It looks like an imitation of this pattern. The secondary character of the decoration is evidenced by simplified content of ornamental elements. Its larger size compared to the original and the stylistically lower quality of its execution. This idea is also supported by the fact that etching and gilding were applied over the rivets with help of which the cuirass had been restored. That is, the cuirass was restored first and then decorated. It appears to be a genuine plain cuirass, tournament cuirass, restored and decorated in the 19th century. There are 14 pieces related to this cuirass. Upper part of chaffron at the Stibert, close helmet at the Luigi Marzolli, and 11 pieces of composite armor,
in the Higgins Harmon Collection at the Worcester Art Museum. Together they appear to be part of garniture for a mounted use in the Phelan tournament. All these pieces united by the identity of the pattern we see on the cuirass at the Met. This pattern is a distinctive band of acanthus leaves bordered with a double roping and half circles flanking bands. All these pieces were etched by the same hand, recognizable on the base of artistical touches. One of them we can see on the pictures. It's the strip connecting the leaves with the chawa. Their idea about a 19th century origin of the etching is based not only on stylistic grounds, it's also based on the wrong construction of some pieces. On the left picture you can see the upper part of chaffron at Stibert. Its construction, its form is wrong. If it's used for horse, the horse would be damaged. The right construction of upper part of chaffron, you can see on the right picture. The armor in the Higgins collection plays the key role in the identification of the etching as a modern one. On the basis of physical examination of a form and construction of every piece and of surface hardness test, the curators of the Higgins Amoly collection identified this armor as a largely modern reproduction of an Italian armor of about 1560, whose etching was modern but possibly done in multiple stages reflecting the history of a compositing of a suit. The exceptions are second dried pauldron, shortened and front for lance, and the skull of the Claus helmet, recognized as genuine pieces decorated in the 19th century, while the visor and upper bevel of the helmet are the associations. Since the etching on the pauldron and skull is identical to that one on the rest pieces, it's considered to be the 19th century etching. The Claus helmet at Villa Luigi Marzolli may have had a similar origin. In this case, as we can see on the pictures, it experienced not one but two restorations, and the second one was less successful. The helmet construction looks bad. All parts of the helmet don't fit together well. The upper bevel, which doesn't not fully close the lower bevel, was especially unfortunate. As we can see on the picture, the bevel leaves the chin exposed. Such bevels are not totally unknown, but they are early and exclusively an Augsburg thing, as far as known. On the images, you can see the details of an accurate restoration. It looks as if part of another helmet have been added to the remnants of the lost mobile parts of the helmet. As we can see on the images, the elements of the etching covered the visor and the bevels don't correspond to each other and to the pattern of the skull. For example. It seems to me that the skull of this helmet can be genuine because of the quality of this metal, which differs from the quality of the metal of the rest parts. It appears to be genuine plain skull reworked with associations and modern etching, like the helmet at the Higgins collection. Subsequently, the helmet might have been damaged and restored second time. Besides the mentioned group, there are another pieces of this pattern in the Higgins collection. They include breast and back plates, left pauldron and vambrace, and tassets of the armor mentioned before. These fakes
are of very poor quality and obviously made by not highly skilled master. All these pieces were decorated by the same hand, which, as you can see on the pictures, wasn't very experienced. The presence of a large number of fakes raises the question about forgers. The following two groups can be the key to the solution. This group comprises composite armor at the Royal Armouries in Leeds, backplates and right gauntlet in a private collection, and the saddle plates in Turin. All of them decorated with one more variation of the pattern in question. And in this case, we can speak with confidence about its origins. The armor in Leeds is well enough documented. This composite armor acquired by the Duke of Westminster for his collection at Eaton Hall from the London dealer Samuel Luke Pratt in the mid 19th century and transferred to the Royal Armouries in 1953. According to the museum's attribution, of the armor consists of the plain genuine pieces, Italian and German. And associations decorated by the 19th century restorer. In other words, we have deal with the fake made by the armor restorers who worked for Pratt. There is another armor from Pratt which decoration closely resembles to that one we are discussing. It's in a private collection. It has been suggested that this armor was that won by William Craven, 2nd Earl of Craven, in Angleton tournament of 1837. The Craven armor comprises of genuine elements which have different origins. For example, the breastplate of the Craven armor is a genuine North Italian example known as a lapisana, reworked with modern etching. All pieces of the armor are decorated by the same pattern, etched by the different hands. On the left picture, you can see the etching on the tasset. On the right one, the etching on the breastplate. The decoration must have been etched by two etchers, but the difference between their works might have been undetectable when the fresh gilding covered the armor. There are two pieces related to the Craven armor at the Royal Armouries, wood stirrup for use with Tilton armor in the fashion in the Italian fashion without sabatons, and gauntlet. I have not seen the gauntlet, but according to the museum's attribution, it's related to the boot stirrup. The provenance of the pieces can be traced from the middle of the 19th century antique market. Both pieces are considered to be genuine, but partly restored. As we can see on the image, the boot stirrup is etched by the same pattern we have seen on the Craven armor. If the boot stirrup is genuine, its pattern may have been used as a model for the etching of the Craven armor. However, the etching of the boot stirrup has some features which seems to me disputable. One of them is the double rope and bands. You can see on the images. Four up images are illustrating boot stirrup, breastplate from the mat, the close helmet in the Higgins collection, and close helmet at the Luigi Marzoli. It seems to me obvious that the double rope and bands on them are etched with the same hand, and it very differs from the hand which etched the helmet at the mat. Another thing that worries me, it's the strip connecting the leaves. This one. We have seen on the pieces related to the cuirass at the mat.
It presents also on the pieces of a crown armor and on the boot stirrup. Boot stirrup, this one. At last, one more thing I have to mention. It's the double roping on the surface of the acanthus sleeves, which have we have seen on the both cuirasses in Turin. This is genuine, this is fake, this is the crown armor. It's also represented on the breastplate of the crown armor. So, in conclusion, it may be useful to summarize, as I said before, their idea, which is often expressed in the literature, that the pattern in question is found on a group of pieces that belong to several high-quality armor garnitures, seems to me not quite right. This decoration was popular not only in the 16th century, but much more in the 19th century, during the Gothic Revival, and represented by sufficient number of questionable pieces and fakes. Many pieces were faked by Pratt in London in the middle of 19th century. However, in the light of the differences in its quality, Pratt might have been not the only one who made and sold the fantasies. The discussed group of pieces is not easy to learn. It raises many questions that cannot be answered without additional information I don't have yet. The only one conclusion I can make it is none of discussed pieces can be identified with the armor in the portrait by Van Dyck. The armor figured in the portrait is a phantasm surrounded by speculations. Ringrazio Igina per questa sua preziosa presentazione, che indubbiamente ci ha permesso di apprezzare la sua attenta analisi degli apparati decorativi di differenti parti di armamenti difensivi sparse in tutto il mondo, dal Metropolitan, l'Armeria Reale di Torino, il Museo Stibert, l'Higgins Armory, quella di Leeds, il Marzoli, e poste poi a confronto con il realismo plastico e l'attenzione per i particolari della pittura di Van Dyck. Quindi grazie ancora per questa bellissima analisi. Passiamo ora al secondo intervento della giornata di Silvio Leidi, storico indipendente, studioso del periodo rinascimentale, principalmente del contesto milanese. Ha condotto negli anni molte ricerche sia sugli armaioli che sugli spadai milanesi del Cinquecento, e oggi ci parlerà propriamente di un pezzo, fra le altre cose, uno dei pezzi presenti al Museo Marzoli, ovvero la celebre rotella di Bacco, che è il simbolo del museo, quindi un pezzo di particolare pregio sia storico che artistico. Il titolo dell'intervento è proprio quello: Occam, Woodward e la rotella di Bacco. Cedo quindi la parola a Leidi. Grazie. Va bene? Sì. Allora, come vedete nella slide di apertura, io sono partito da questa affermazione. Quello che oggi vorrei porre alla vostra attenzione è il problema dell'autografia dei pezzi, limitandosi agli oggetti sbalzati e geminati, che sono quelli di cui mi sono più occupato, affrontati da un punto di vista documentale.
Gli oggetti usciti da una bottega armaiola sono da considerare autografi del capobottega e di conseguenza come è possibile attribuire a una bottega e quindi al suo capo altri oggetti che stilisticamente si apparentano a quelli certi? I pochi esempi certamente attribuibili grazie alle firme o ai documenti, cioè Filippo, Giovan Paolo Negroli, Giovan Battista Panzeri, Lucio Marliani, per citare i principali armaioli milanesi, hanno in effetti consentito di raggruppare un piccolo numero di oggetti, armi, ma non solo armi, intorno alle opere certe. Restano però la maggior parte delle armi senza un autore, e non solo delle armi, le medesime botteghe milanesi o alcune di esse almeno realizzavano anche mobili, candelabri, bacili, cassette, tavoli, reliquiari, tabernacoli con le medesime caratteristiche e modalità, cioè in piastra d'acciaio sbalzata e decorata, montata su un'anima in legno. E per di più, la documentazione finora reperita non fotografa certamente la realtà. A fronte di una produzione abbastanza varia per quanto riguarda le mani, solamente un numero molto limitato di botteghe parrebbero aver lavorato in rilievo. Di qui la tentazione di attribuire senza alcun riscontro pezzi a maestri e botteghe che, ad oggi, non sappiamo se mai abbiano lavorato in rilievo. Certamente è possibile che lo abbiano fatto, ma da qui ad affermare con certezza che un certo pezzo, un gruppo di pezzi appartengono a una bottega, a un maestro, secondo me, dal mio punto di vista di storico, ce ne corre. In più, alcuni gruppi di oggetti sono passati disinvoltamente da un'attribuzione ad un'altra, accostati da artisti completamente diversi, addirittura non armaioli, ma a volte scultori, a volte medaglisti, milanesi e non milanesi. Anche recentemente si è assistito ad una ben curiosa e scientificamente e storicamente molto opinabile fregola attribuzionistica, che in molti casi si basa su prime vaghe ipotesi che vengono poi riprese in pubblicazioni successive, man mano autoinverandosi col passare del tempo. Insomma, una prima ipotesi spericolata, per il solo fatto di essere stata avanzata e pubblicata, diviene la base per una seconda, un po' più fondata ipotesi, ma fondata sulla prima, non su altro, per poi passare più assertivamente nella pubblicazione successiva nel campo delle semicertezze, con citazione delle precedenti pubblicazioni a supporto, per infine portare ad attribuire, senza alcun dubbio, gruppi di opere. Io non voglio né posso entrare nell'ambito delle attribuzioni basate sull'occhio o sull'esperienza diretta, mi mancano le competenze, io sono uno storico. Tuttavia, mi preme sottolineare come, da un punto di vista metodologico e storico, i campi che mi appartengono e all'interno dei quali mi muovo con un certo agio, un approccio anche documentale, e che comunque non dimentichi o rinunci a prendere in considerazione i documenti, sia necessario per giungere a un'attribuzione o a una possibile attribuzione. Si è detto che solo per pochi pezzi tra le armi a sbalzo possiamo essere certi riguardo all'autore e alla bottega. I pezzi della bottega di Filippo e Giovan Paolo Negroli, che sono firmati, l'armatura di Ferdinando II del Tirolo, che è documentata senza alcun dubbio a Giovan Battista Panzeri e Marco Antonio Fava, un arcione di Lucio Marliani, cioè Lucio Piccini e Gerolamo Assi. Ma vi sono, tre armi sbalzate e geminate, anche alcuni pezzi solo siglati che hanno ovviamente molto interessato gli studiosi. Come potete immaginare, mi riferisco a questa borgognotta di Washington, firmata in agemina AP. Qui si può vedere questa è la luce. È firmata A. Il secondo pezzo è una rotella dell'Hermitage, in cui compare una piccola cartella dorata con incise le lettere MP, e la vediamo qua. E ovviamente la rotella di Brescia, che riporta a sbalzo la sigla BPF e la data 1563. Tre firme differenti, apposte con modalità differenti, ma plausibilmente appartenenti a maestri il cui cognome o soprannome iniziava con P e il nome con le lettere A oppure M oppure B. Vi è poi la rotella con la medusa di Vienna.
dove è stata individuata una doppia sigla geminata seminascosta nella decorazione, possiamo vederla qua, sono tutti pezzi molto noti, insomma, lì. Qua. È stata individuata questa come firma OV, con una crocetta in mezzo. Adesso qui, queste sono due firme in realtà, sono due sigle, in due punti diversi. Qui si vede non tanto bene la crocetta, ma in mezzo c'è una crocetta nell'altra. Però le due lettere nell'altra sono meno chiare. Questa firma è leggermente più dubbia, insomma, in realtà non si sa bene se sia una firma o no. E se il committente della rotella è stato individuato grazie allo scioglimento di una delle scritte che i putti indicano sui libri che reggono, scritte che per decenni hanno fatto discutere i maggiori esperti e da sciogliere, come io ho proposto già da qualche anno, con Ferdinandus de Avalos, Alfonsi figlio, Vasti Dux, cioè Ferdinando Francesco d'Avalos, figlio di Alfonso e signore del Vasto, marchese del Vasto nel caso, la firma, OV, sempre che si tratti di una firma, rimane se non misteriosa, almeno non certa, così come l'autografia del pezzo. E allora, e ancora, altre firme o sigle compaiono su oggetti usciti da botteghe armaiole milanesi. Quella di Francesco Pellizzoni, per esempio, un geminatore. E che qui compare su un globo terrestre del 1570. Che è questo, e anche una sigla MG, si può vedere qua, che è su uno stipo ageminato oggi a Filadelfia, che potrebbe riferirsi la firma a Martino Ghinello, che è un celebre ageminatore milanese di cui non si sa nulla, non ci sono documenti, ma è citato dalle fonti a stampa come uno dei principali ageminatori, specialista soprattutto in paesaggi, prospettive e decorazioni di questo genere. Ma restiamo ai tre pezzi in cui compare la firma che comprende la lettera P. Firme che, lo ricordo, sono apposte con tre differenti modalità, una geminata, una incisa e una sbalzata. A mio modo di vedere, questa differenziazione, diciamo, di sistemi di firma, non dovrebbe comportare una differenziazione anche tra i maestri geminatori o sbalzatori. In ogni altro pezzo firmato tale differenza non esiste. Filippo Negroli e i suoi fratelli firmano soprattutto ad agemina, ma firmano anche a punzone o firmano anche in incisione, ma non firmano a sbalzo, e Filippo è certamente uno sbalzatore, uno dei più importanti sbalzatori milanesi del Cinquecento. Marliani ed Assi firmano insieme, e quindi non marcando apparentemente alcuna differenziazione gerarchica tra un armaiolo sbalzatore, ammesso che Lucio Marliani sia un armaiolo sbalzatore, e Gerolamo Assi, che certamente è un ageminatore, firmano insieme a sbalzo. Giovan Paolo Negroli firma incidendo il proprio nome ed è probabilmente, anzi quasi certamente, uno sbalzatore. Non parrebbe esistere quindi una regola per la quale gli sbalzatori firmino a sbalzo mentre gli ageminatori firmino in agemina, né che una specialità prevalga in astratto sull'altra, sebbene si possa affermare che fosse l'armaiolo sbalzatore a dirigere i lavori e l'ageminatore a garantire la doratura. In vari casi è infatti documentato come la gemina fosse affidata all'esterno della bottega, soprattutto in botteghe non troppo grandi che non comprendevano al proprio interno tutte le specialità per arrivare a un'opera completa. Mentre non si conosce alcun esempio di ageminatori che affidino preventivamente lo sbalzo all'esterno della propria bottega per un lavoro loro affidato in prima battuta. Considerando la lettera P che compare su tutti e tre i pezzi come l'iniziale del cognome dell'autore, si è voluto immaginare, da parte di alcuni con molta cautela e da parte di altri con grande assertività, una provenienza dalla bottega dei piatti, o meglio da tre diverse botteghe piatti, di tutti quanti i pezzi, assegnandone uno a Bartolomeo Piatti, la rotella di Brescia,
un altro suo fratello Matteo Piatti, la rotella di San Pietroburgo, e un terzo da Pollonio Piatti, loro secondo cugino, la borgognotta di Washington. Altri, al contrario, hanno assegnato la rotella di Bacco e a cascata anche molti altri pezzi a un altro artista, noto soprattutto per la produzione di medaglie, ma anche incisore di coni, Gianfrancesco Bonzagna, detto Parmense, sciogliendo la firma BPF in Bonzagna Parmensis Fecit o Bonzagna Parmense Fece. Ma sulla rotella di Bacco torneremo tra un momento. In realtà l'attribuzione di tre pezzi a tre maestri Piatti, cioè Bartolomeo Matteo e Apollonio, tutti documentati come operanti in un lasso di tempo che ben si adatta alla loro realizzazione, è una mera supposizione, una proposta che, allo stato attuale delle ricerche, può essere solamente ipotetica. Di più, altrettanto ipotetica è l'attribuzione di qualunque oggetto ai Piatti, non essendo venuto alla luce alcun documento, cioè qualunque documento, non uno scritto, non una firma, non un pagamento, non un inventario, nulla, che possa far pensare che i Piatti lavorassero anche a sbalzo. E di conseguenza non vi sono pezzi certamente loro attribuibili, con buona pace di chi sostiene che, cito, i lavori dei Piatti si lasciano meglio identificare nelle cose sbalzate per la committenza medicea. Con questo non voglio dire che lo sbalzo non fosse praticato nelle loro botteghe, ma che ad oggi la loro produzione documentata, ma non riconosciuta se non ipoteticamente, si riduce a pezzi correnti da munizione o al più ad armi di un qualche lusso ma destinate ai militari di rango medio-basso. Sostenere che alcune armi medicee sbalzate siano uscite dalla loro bottega, Matteo infatti si era trasferito a Firenze nel 1568 e fino al 1575, e un suo nipote, Giacomo Filippo, lo seguirà sostituendolo, con un intervallo in mezzo, nel 1592. Insomma, sostenere che alcune armi medicee sbalzate siano uscite dalla loro bottega è pura speculazione. Non che non sia possibile, ma si deve ammettere semplicemente che non sappiamo se quelle armi siano loro oppure no. Del resto, i medici non avevano certo bisogno di un armaiolo residente a corte per ottenere direttamente da Milano i pezzi che desideravano, così come i Della Rovere, clienti dei Negroli fin dagli anni 30 del Cinquecento, e i Gonzaga, che evitarono armaioli milanesi a trasferirsi a Mantova soltanto verso la fine del secolo. In ogni caso, per due firme almeno, cioè la firma MP e la firma AP, almeno un'altra alternativa ai Piatti esiste. Se si ammette che i pezzi siano milanesi, cosa che nessuno ha mai messo in discussione, e che i maestri in qualche modo debbano essere rintracciati tra gli oltre 250 nomi già emersi da ricerche intraprese in questi anni, ed è difficile secondo me immaginare l'esistenza di una bottega del tutto ignota dedita a lavori di questa portata, almeno altri due armaioli possono a buon titolo essere presi in considerazione, e cioè i Del Piro o Piro, Melchiorre, attivo certamente almeno tra il 1550 e il 65, e presente nella lista degli armaioli di Milano del 1559-62, e suo figlio Antonio Maria, documentato almeno dal 1565, ma certamente attivo anche da parecchi anni prima. Entrambi potevano vantare una clientela di alto livello, come provano i documenti, poco numerosi ma espliciti. Sappiamo che Melchiorre aveva fornito nel 1560 al conte Carlo Petra, oltre a 200 manopole, due giochi di casco e rotella foderati di velluto cremisi, con frange d'oro, molto probabilmente destinati non a lui, cioè non a Carlo, ma a suo fratello Giovan Clemente Petra, prima militare nell'esercito imperiale e poi, con la guerra di Siena, in quello mediceo, oltre che soprattutto primo generale dell'ordine di Santo Stefano nel 1561, il tutto pagato più di 1500 lire imperiali. Piccola parentesi, abbiamo sentito ieri quell'interessantissimo intervento sui costi e i valori delle armature. Costi e armature che è difficile, non solo è difficile riportare a un valore attuale, praticamente impossibile, ma è anche difficile rapportare a valori condivisi tra vari stati, perché la lira, almeno a Milano, vigeva come moneta di conto la lira imperiale, ma in altri posti no. Per cui in realtà la cosa migliore, secondo me, è quella di rapportarli allo scudo d'oro, che grosso modo valeva la stessa cifra in tutta Italia. La lira imperiale, per fare un confronto, a Milano in quegli anni vale, cioè lo scudo d'oro a Milano in quegli anni vale circa 5 lire e mezza, per cui 1500 lire imperiali sono poco meno di 300 scudi, per avere un'idea di grandezza. Torniamo ai Del Piro.
Sempre nel 1560-61 gli venne commissionata e pagata anche un'armatura per il conte Federico Borromeo, in occasione del suo matrimonio con Virginia della Rovere, figlia di Guidobaldo II, duca di Urbino. E anche in questo caso il conto era stato piuttosto alto, più di 1150 lire per l'armatura, cui si erano aggiunte quasi 300 lire per barde da cavallo, cioè ancora una volta intorno alle 1500 lire, poco meno di 300 scudi. Non sappiamo nulla su queste armature, ma si può supporre che fossero abbastanza riccamente decorate. Come metro di paragone, di qualche anno prima, nel 1547, un'anima sbalzata tra liste e decorata in foglia, con bracciali, guanti, due celate e una rotella, anch'essi sbalzati e dorati, ed eseguita da Gerolamo e i fratelli Negroli, cugini di Filippo e cugini anche di Giovan Paolo, era stata valutata 220 scudi, cioè circa 1200 lire. Questo per quanto riguarda Melchiorre del Piro. Antonio Maria, invece, il figlio di Melchiorre, armaiolo attivo certo nel 1565, insieme a Giovan Battista Negroli, cioè il fratello di Filippo Negroli, nel 1574 aveva come cliente il duca di Gravina, Ferdinando II Orsini, vedovo di Virginia della Rovere, figlio di Guidobaldo II e già moglie di Federico Borromeo, che aveva ordinato un'armatura al padre di Antonio Maria del Piro, e ora marito, dal 1572, di Costanza Gesualdo, figlia di Luigi IV, primo principe di Venosa. Con lui i due armaioli avevano stretto un accordo per l'esecuzione di armi, non si sa quali, per le quali sarebbero stati pagati rispettivamente 109 e 170 scudi, cioè circa 1600 lire in tutto. E si ritorna, grosso modo, a una cifra del genere. Non è certo detto che i maestri MP e AP, non è certo detto che i maestri MP e AP si debbano riconoscere per solo questi motivi in Melchiorre del Piro e in suo figlio Antonio Maria del Piro. E tuttavia la loro presenza a Milano e il livello della loro clientela costituisce, a mio parere, una valida alternativa a Matteo e Apollonio Piatti, di cui non sappiamo nulla praticamente. Del resto nessun pezzo è attribuibile a nessuno di loro, né ai Piatti né ai del Piro, né si ha notizia certa di opere a sbalzo uscite dalle loro botteghe, per cui ogni speculazione stilistica è in realtà impossibile. E veniamo infine alla rotella di Bacco e al suo autore, il maestro BP. Se, come è plausibile pensare, la F della firma sta per fece o fecit. Il pezzo, molto noto, ha ricevuto negli anni 30 tutta una serie di attribuzioni. Giovan Battista Panzeri, Bartolomeo Piatti, accomunando nella stessa famiglia questo e gli altri due pezzi siglati con la lettera P, e per finire l'abbiamo visto Gian Federico Bonzagna, detto il Palmense. Anche in questo caso, come per i maestri A e M, penso che l'autore debba essere ricercato tra i già noti maestri attivi in Milano nel 1563, scartando l'ipotesi di un assolutamente ignoto artefice il cui nome e cognome o soprannome inizi con BP. E scartando anche Bonzagna, per motivi che è inutile approfondire, ma basti ricordare che nel 2015 il suo nome era stato ventilato come vagamente possibile per l'identificazione con il maestro BP. Cito, certo l'acronimo BPF potrebbe riferirsi a Gian Federico Bonzagna. E che nel 2018, citando questa ipotesi, se la si può chiamare un'ipotesi, si è arrivati a dire che, cito, gli studi più recenti, cioè la pubblicazione del 2015, hanno permesso di identificare con certezza il maestro che condusse la serie di caschi e rotelle riconducibile alla rotella datata BPF. Federico Bonzagna, detto Parmense. Si riferisce ai caschi e rotelle, soprattutto ai caschi con il volto leonino, negroliani, chiamiamolo così, uno a Filadelfia, uno a Vienna e uno, il terzo, non mi ricordo più dove stia. Comunque, anche quelli molto noti. Restando invece nell'ambito del reale, le possibilità per identificare il maestro BP si riducono moltissimo, alla fine limitandosi a tre alternative, i già citati Bartolomeo Piatti e Giovan Battista Panzeri, ai quali si deve aggiungere Giovan Battista Piatti, il padre di Bartolomeo. Non sono noti, infatti, altri armaioli milanesi, tra i più di 250 nomi che ho censito per il XVI secolo, i cui nomi e cognomi potrebbero corrispondere. O meglio,
gli altri quattro armaioli che potrebbero identificarsi con BP non possono essere presi in considerazione per motivi anagrafici, cioè o sono troppo giovani o già defunti nel 1563. E questi sono Bernardo Pagani, che nasce intorno al 1541 e per cui nel 63 avrebbe dovuto avere intorno ai 22 anni, un'età troppo giovane per affrontare un lavoro da solo come capobottega, un lavoro del genere. Giovan Battista Prina, che nasce addirittura dopo, tra il 1543 e il 46, Biagio Piatti, che però era già morto nel 1559, e Giovan Battista Prandelli, che anche lui muore prima, tra il 1553 e il 1555. Altri armaioli milanesi, di quelli noti, che possano attagliarsi a BP, non ce n'è. Cosa sappiamo di queste tre botteghe, e cioè i due botteghe Piatti, o una bottega Piatti e Panzeri? Di Giovan Battista Piatti, nato intorno al 1501 e morto nel 1576, non sappiamo molto. Certamente nel 1562-63 accetta una richiesta da parte dell'esercito imperiale per la fornitura di 1000 armature da fante, 300 da cavallo leggero, 600 paio di cosciali da cavallo leggero destinate al Regno di Napoli. Rimane a capo della sua bottega, che con ogni probabilità accoglie anche i figli Bartolomeo e Matteo, fino alla morte nel 1576. Allo stato delle ricerche non sono emerse forniture di pregio o clienti altolocati da collegare a questa bottega. Di Bartolomeo Piatti, il figlio, uno dei figli, nato intorno al 1526 e morto dopo il 1582, non sappiamo molto di più. Era soprattutto un geminatore, o almeno così ricordato dalle fonti, e quindi si può supporre che ben difficilmente avrebbe firmato da solo, a sbalzo, un'opera uscita dalle sue mani. In più, fino alla divisione del 1579 della bottega paterna con il fratello Matteo, è praticamente certo che operasse con il padre e con Matteo. E la loro bottega produceva armature, finimenti da cavallo e selle, e Bartolomeo era probabilmente incaricato di decorarle, essendo un geminatore. Per cui, prescindendo dalla sua specializzazione personale, possiamo sì considerarlo un armaiolo a tutti gli effetti, ma difficilmente inserirlo nel novero dei possibili maestri BP. Nel 1563, infatti, il capobottega era ancora il padre Giovanni Battista. In ogni caso, entrambi sono documentati per armi di qualità corrente o poco più, e l'inventario che precede la divisione della bottega paterna tra Bartolomeo e il fratello Matteo conferma questa immagine, elencando i nomi di una serie di debitori per armi fornite ma non saldate. Si tratta di ufficiali, alfieri, capitani e personaggi di medio livello che certamente mai avrebbero potuto aspirare o mai avrebbero potuto permettersi armi sbalzate e dorate del tipo della rotella in questione. Nulla esclude che negli anni precedenti abbiano potuto produrre anche armi da pompa, ma non vi sono prove a proposito, né alcun pezzo può essere loro attribuito se non ipoteticamente, o ancor meno che ipoteticamente. Il terzo maestro papabile è quell'autore della rotella di Bacco, Giovan Battista Panzeri. In questo caso la situazione è del tutto diversa. Panzeri, sia come unico capobottega, sia in associazione con altri maestri, soprattutto con Giovanni Antonio Polacini, è stato autore di armi da pompa sbalzate, geminate e dorate, di cui almeno un esempio è giunto fino a noi. L'armatura e la barda da cavallo per Ferdinando II del Tirolo, consegnata nel 1559, qui vediamo la Borgognotta. Ma dai documenti emergono numerose altre opere, tutte al momento non riconoscibili o perdute. Mobili, selle, staffe, calamai, spade, oggetti liturgici e soprattutto giochi di casco e rotella, certamente presenti in bottega nel 1552, nel 1553, nel 1560 e nel 1567, a testimoniare una consuetudine produttiva continua. In verità, almeno un'altra opera è giunta fino a noi, e cioè il frontale dell'altare della Sacrestia dell'Escorial, citato ed anzi descritto perfettamente nel 1587 da Giovan Paolo Lomazzo, in un sonetto dedicato appunto a Panzeri, altare certamente eseguito ovviamente prima di quella data. Vi leggo un pezzo del sonetto che dice che Panzeri era molto noto e molto gradito e anzi stimato dai principi. Nell'altar di metal sigillato, sigillato vuol dire inciso, scolpito, gli apostoli, vangelisti e l'immortale natività nel mezzo, anzi la quale sono l'annunziata e i magi al mancolato, che gli stesso Panzeri nel Gran Scorial in Spagna fatto ha con singolare ingegno e arte.
ed è stato attribuito a Panzeri e al geminatore Fava anche uno stipo, oggi a Vienna, che è sormontato da quattro figure allegoriche e da un Orazio Coclite, datati e firmati da Giuseppe De Vico nel 1567. La rotella di Bacco è stata in passato accostata ai lavori di Panzeri, soprattutto perché, almeno fino al 1955, si accompagnava ad una mezza armatura e una borgognotta che godevano di una autorevole attribuzione proprio a Panzeri, sebbene sia stato detto che la rotella e i rimanenti pezzi non costituiscono un vero e proprio insieme, ma potrebbero essere usciti dalla medesima bottega. Ricordo comunque che la riunione di opere di maestri diversi per essere vendute come un insieme sono documentate. Ad esempio, nel 1591 viene creato un insieme riunendo un corsaletto da piedi, composto da petto, spalla, gola, bracciali, guanti, ma senza una celata, e una rotella, tutte opere di Lucio Marliani e Gerolamo Assi, da vendere insieme a una celata, opere di Giovanni Antonio Polaccini, in tutto valutato 320 scudi, da vendere insieme per poi dividere il guadagno. Ciò che osterebbe a un'attribuzione a Panzeri della rotella di Bacco è però lo stile, mi dicono, la fattura, riconosciuta come prossima ma non perfettamente accostabile alle opere note, che comunque si limitano a una, l'armatura di Ferdinando II per il Tirolo commissionata nel 58. L'altare delle Scoriale non è mai stato preso in considerazione e comunque probabilmente molto più tardo, e lo stipo di Vienna è a sua volta un'attribuzione. È superabile questo ostacolo? Ma l'occhio certo vuole la sua parte, ma le vicende della bottega di Panzeri in quel turno di anni portano a credere che parte del lavoro, anche degli sbalzi, siano stati allocati a maestri esterni o comunque non eseguiti personalmente. Negli inventari del 1557 e del 1560 sono infatti elencati debiti con sbalzatori, ma pure con miniatori e fonditori, e non v'è ragione di pensare che la cosa non sia proseguita anche in seguito. La bottega di Panzeri è una bottega relativamente piccola. Del resto, la divisione del lavoro in bottega era prassi usuale. Dai Negroli sappiamo che un maestro, all'interno della loro bottega, un maestro si occupava dei pezzi da forgiare, un secondo di tracciare il contorno degli sbalzi sul rovescio del pezzo, un terzo dello sbalzo vero e proprio, un quarto delle rifiniture a freddo e un quinto delle decorazioni in metalli preziosi. Ma questo avveniva in una bottega di grandi dimensioni in cui lavoravano molti maestri, cosa che per Panzeri non si dava. E quindi almeno una serie di operazioni dovevano o potevano essere appaltate all'esterno, fatto che certo nascondeva la mano dell'ideatore dei decori dietro quella dello sbalzatore. Chi siano gli sbalzatori impiegati da Panzeri non si sa, solo nomi privi di una propria identità, lavoranti o maestri privi di una propria bottega, impiegati a cottimo o secondo le necessità delle ordinazioni. Ma, come si è detto all'inizio, tutto ciò non impediva che il maestro considerasse, come Filippo Negroli, cui si riferiva l'accenno poco fa, l'opera come sua propria, degna di essere firmata, sebbene frutto di collaborazioni anche ampie. Si deve comunque ricordare che praticamente nessuna opera di Filippo Negroli della sua bottega, che certamente operò tra il 1545, data della borgognotta per Carlo V, e ultimo pezzo datato di Filippo Negroli, tra questa data, 1545, e il parziale abbandono del 1557, in questi 12 anni di tempo nessun pezzo è stato riconosciuto concordemente a Filippo, segno che lo stile poteva modificarsi pur mantenendo, per così dire, un'aria di famiglia. La rotella di Bacco potrebbe dunque essere opera di Giovan Battista Panzeri, l'unico armaiolo che nel 1563 è documentato essere certamente in grado di eseguire opere di questo genere e nello stesso tempo il cui nome e cognome sia data alla sigla apposta sulla rotella? È una possibilità, una proposta o più che altro un'ipotesi. Ma è un'ipotesi che molto bene si adatta a quanto sosteneva Guglielmo da Ockham, già nel 300, riguardo alla ricerca di semplicità nelle soluzioni dei problemi. Frustra frit per plura, quod potes fieri per pauciora. Massimo che si potrebbe rendere con «è inutile cercare soluzioni complicate quando ve ne sono di più semplici». Che poi, quello che sette secoli dopo, argutamente diceva ai suoi studenti di Baltimora, Theodore Woodward, aprendo ogni anno le sue lezioni.
e diceva: se camminando per Green Street sentite dietro di voi un rumore di zoccoli, non voltatevi pensando di vedere una zebra, aspettatevi di vedere un cavallo. Grazie. Ringrazio Lady per averci mostrato una differente tipologia di analisi rispetto all'intervento precedente, basato in questo caso sullo studio delle differenti tipologie decorative dai maestri di bottega per apporre le loro firme sulle opere create. A questo punto passiamo all'ultimo intervento della mattinata di Iason Eleftherios Tsouriadis, dottore in Medieval Studies presso l'Università di Leeds e attualmente Assistant Archivist and Assistant Curator presso the Worshipful Company of Gold and Silver Wide Drawers, che ci presenterà la sua analisi di un'arma in asta presente al Museo Marzoli. In questo momento però in prestito, quindi non potrete vederla al museo, ma successivamente ritornerà. Il titolo dell'intervento è A Proto-Albert of the Marzoli Museum, Analysis, Typology and Use. Passo la parola. Thank you very much. First of all, I would like to thank Marco Merlo for inviting me here. This presentation today is a result of a conversation that I had with Marco back in the summer. And pretty much is my thoughts on a specific weapon, on this weapon that you see here, on which I will try to apply a specific type of methodology that I followed in my own research, and I will share my thoughts with you. These are some more detailed pictures of the weapon. On a primary analysis, first of all, you can see it bears four marks. The head of the weapon is connected to the shaft with two eyes, there and there, and the shaft of the weapon is not the original but has been replaced. To make a brief introduction first, we need to justify why I call this a proto-halberd. The study of staff weapons is probably one of the most problematic areas in hoplological studies. In other weapon categories, such as the sword, all the students and researchers can easily identify wider categories within the category of the sword, so nobody would disagree if something is a long sword, a messer, a two-handed sword, and so on and so on, an arming sword. So these subgroups are well established and will not and cannot be easily shaken. However, in the study of staff weapons, people do not usually argue about the use of specific subgroups, so attaching something like the oaks or typology in the swords and staff weapons. However, we need to still discuss about the primary typology of groups, such as the halberd, the bill, and so on. And even more so on a multilingual level. One of my favorite pictures is the one seen here, which was produced for the Metropolitan Museum of Art of New York in the early 20th century for Bashford Dean. It's a very evocative picture that people like to see and discuss when seeing the study of staff weapons. However, it's highly problematic. Weapons don't just branch out and evolve in the same way that an evolutionist, like the curator who commissioned this, would see them. So even though, if you see here, roughly he has dates, and weapons do change. So you have the early halberd and the axe, and then slowly you get like all these types here. However, that means that this type here stops being used here. And that's something I would like to discuss today, because I believe it's completely wrong. Further on the problem of the study of staff weapons, again with a typology, it's
one of the most complicated subjects that one could encounter, primarily because of the inconsistency of primary sources. So in accounts, chronicles, and so on, the terms used to describe weapons are completely inconsistent. For example, the term vouj, that some of you might have encountered, in French sources, often is meant to describe a specific weapon that today is attached to a form related to a long-bladed object, long-bladed staff weapon, used for thrusting and glancing and cutting. But if we look at the sources from the 14th and the 15th centuries, a vouj is just a staff weapon. It's a bladed staff weapon. Accordingly, the word ash or the atza is used to describe several other weapons, not just a poleaxe. So in fact, there's objects that do not even have an axe as part of the weapon's head, and they're still described as an axe. The secondary problem in the study of staff weapons is created by demi-experts who keep reproducing typologies without having studied the subject. Even people who have studied the subject often add to the problem, and unfortunately, I identify as a person who probably, while trying to do good, I probably add some harm on the matter as well. Considering that staff weapons were the primary weapon of the infantry throughout not just modern history, but ancient history as well, disproportionate research has not been done on the subject. When we compare it again to the study of swords, in the past 100 years, there has been more than 50 specific monographs on swords, and there's been 2 on staff weapons. On to the typology and why I named the weapon today a proto-halberd. First, the standard halberd. Weapons that roughly fall into this group. No hoplologist would argue that this is a halberd. This is the exemplar, even though there are several subgroups and categories that I will just show some of them here. That I think they can be divided into subgroups depending on where the different elements are positioned, depending on the position on the head regarding the shaft, and so on, to the use, and to the different capabilities of the object. I call it standard halberd because precisely it cannot be disputed as belonging to this category. The weapon at question today, however, is the proto-halberd. The main difference to the standard halberd is that the elements of the weapon on the standard halberd are on the axis and spring from it, while in the proto-halberd are all on the one side of the shaft. Probably the best term to use besides the proto-halberd is the Swiss vouj, as it has been suggested since the 18th century. Primarily because the term, the weapon was used by the Swiss in the late 14th, 15th, and 16th centuries, and especially because in visual sources, it has been also associated with the Swiss army and the Swiss mercenaries of the same period. However, I would like to avoid using the term vouj precisely because it's also associated to other weapon groups. Therefore, the compound might cause more confusion. The term proto, of course, it implies that I think that, and not just me, that it's an early version of the halberd. The third example of a halberd is something between them two forms, something like this, either with the added element here between the two eyes, or in some cases the back spike here grows from one of the eyes. However, the vertical axis is also on the one side of the shaft and not on top of it. The main problem of studying staff weapons, and I think generally objects, is dating them. And when we discussed with Marco,
one of the questions that arisen was, when is this weapon from, the weapon that we discussed initially? So when we looked at halberds or any other staff weapon, I don't think there's a better way of approaching this than the methodology suggested by Trosso, which is correlating both extant examples and art to find a dating. Works of art and depictions of weapons, of course, are not concrete element for the specific dating of a weapon, but they give us a rather appropriate terminus antiquum for their use. In this table, and in my own research, I divide the chronology of different objects by quarters of a century, simply because it's a wider, it's a smaller division within a bigger chronological spectrum, and it's easier to define. One of the hardest things to do is try and date a specific object, and particularly a staff weapon, solely based on the technical characteristics of the weapon, such as the metallurgy or the marks on it. Sometimes we're lucky with them if we can find a specific workshop, and then we can roughly place it somewhere in this period. But as I said, probably the easiest way of identifying the date of a weapon is art, at least with staff weapons, which in contrast to swords have a more evocative form. So again, the form of the sword changes very little in the span of about 200 years, and you do have some different forms. But with staff weapons, the form changes rapidly, and you can see the differences. Again, unfortunately, in some cases, we do have inconclusive evidence. One of the biggest problems now, and that's where I would like to draw your attention, is the proto-halberd. If we follow modern scholarship, again, on staff weapons, either specific, such as Waldman, non-specialist publishing on European warfare from the 15th and 16th centuries, they do suggest that proto-halberds is something that appears here, and then it disappears. However, we do have artistic elements from after that which suggests at least the prior existence. What I would like to discuss today is whether the proto-halberd was used here. I don't think there's anyone that would argue about the same use of the standard halberd in this period and the extensive use until it becomes obsolete with smaller forms of weapons and eventually simply a ceremonial weapon. Particularly, clarifying the dating of the proto-halberd will help us date the weapon from the Marzolli Museum. On the specific characteristics of the weapons, first, we have these four marks. Many of you might recognize the specific marks on the weapon. However, I think methodologically, it can be beneficial to completely disassociate the specific knowledge of the maker or the producer or the seller so that we can be as unbiased as possible in trying to find other evidence from the same, regarding the dating. As you can see, there's four stamps, two on each side. The quality and the depth varies, and this is either because of the result of maintenance or even because of stamping in different periods and stages of the weapon's lifetime. Something that has been suggested, not on staff weapons, but mainly on armor and swords, is that a stylistic analysis of marks can be made. However, I think that's quite subjective, and certain marks do evolve or don't over a wider period. A prime example of this is marks related to cities, especially in Switzerland and Germany, that really don't change over the course of 300 years. The possible explanation of several marks in general is either the marking in different stages of production, as suggested yesterday by Alan Williams,
The inspection and the state quality control, mercantile quality control, or stamp of receipt and ownership. Again, in the case of this weapon, if we disassociate the information that we know or we might not know about the specific stamp, we need to start looking to one of them. However, based on the I believe that the stylistic analysis of marks is not something that can produce conclusive evidence. Therefore, I think further analysis of technical characteristics should be made. Now, of course, the easiest way would be to follow the stylistical analysis between the form of the weapon's head, especially because of the form of the blade, which is concave, and the stylistic analysis in art from the same period. This, and I cannot stress this enough, this would be the safe thing to do. However, what I would like to present today is a different kind of methodology that can maybe produce data, which then can be cross-checked with the evidence from comparing the object to the artistic depiction of the period. And this relates to the primary use of the object. So when we have a halberd, one of the questions that I asked in my research was, since we have all the different elements, we've got the vertical spike, we have the blade, and we have the back spike on the back. So it's potentially a weapon that can thrust, that can cut, and that can it can pull. And I'm talking about the standard halberd. But which one was the primary use? Was cutting, thrusting, or pulling, and so on, or glancing. To do this, I suggested a theoretical experiment with the help of two mechanics and three physicists. The experiment was designed and conducted in order to examine precisely the function of the weapon based on its technical characteristics. Now, ideally, I would like to conduct this experiment in a physical way, but it would take destroying many, many originals, and I would really not want that. And I don't think that any museum would let me anyway. A series of detailed parameters define the nature of the object and the motions that it performs. For any theoretical experiment, the more parameters that we set, such as in if the weapon hits in vacuum, what's the technical characteristics, and so on, what is the strength applied by the user, the more parameters that we set beforehand, the more detailed data we can get afterwards. The two motions that were examined mainly were the pendulum motion to simulate striking, and then a perpendicular motion simulating thrusting. The data that I used were primarily from the collection of the Leeds Royal Armouries. I used about 50 weapons to get some concrete data. The problem is, of course, that I could not take physical. I could take measurements, but in most cases I could not take samples from the shaft or from the metal head, because that would also be invasive and destructive, and they would not allow that. However, I tried to emulate an idealized seasoned shaft, wherever possible, and the approximate hardness for the halberds and objects of the period. The aim of the theoretical experiment was to determine where objects would break and with which motion, with striking or thrusting. The breaks later on would tell us which was the primary use of the weapon, depending on where they broke over time. The data collected included simulations against objects with the same hardness. So that would be to emulate armor targets of the same period. I know that this is problematic as a statement, but it's as close as we can get. And the targets with hardness with soft and hard tissue, resembling flesh and bone, unarmored, which is easier to replicate because we do have that kind of data to feed into the experiment. Finally, the results of the theoretical experiment
were compared to hard data that showed microfractures in the shafts of the weapons that have most likely been used with shafts from the period of their original use. Now, this also touches a massive problem in the study of staff weapons, that we cannot know whether, in most cases, whether the shaft of the weapon was the original, whatever that may mean, because in some cases the shaft might have been replaced during the lifetime of its use. Now, what I got here is just an example. It's a very, very simplified image. There were too many elements usually on what I got to show you here. But what I found were these. That the thrusting and striking reveal two different points. Now, the green lines here and here denominate where in the experiment I would roughly have the hands holding the weapon. That was based mainly on depictions. Then, based on motion, the fractures, when we emulated cutting, and that is with this bit of the weapon, the fractures would, and this is where the socket ends here. Fractures would occur from here to here. With enough pressure, enough use, the weapon would get weakened here, would get microfractures, and eventually break here. With thrusting, we got the most consistent data, and the break of the weapon was always here. Now, this point was the middle, well, not in this case particularly, but in all of them, what I want to show you. The break point with thrusting was always the middle, or near the middle, with an approximation of 5 centimeters, between the tip of the weapon and the top hand. So the perpendicular motion was what caused the weapon to fracture, to get fractured in the middle. Now we came then to some conclusions, and then to some thoughts that gave us some conclusions. One of them was the declining role of lancets and how this could be used to denominate the declining role of cutting and staff weapons leading halberds, and more of them anyway, into thrusting. The languettes are the strips of I don't know if you can see them because of the light now, but the metal strips that run and connect the socket or are part of the socket and run down to sides of the weapons. Different weapons would have different kinds of languettes. Some weapons would have one, some two, some three, some four. One of the things that we observed was that later halberds have shorter and shorter languettes. The problem with the languettes and their purpose is that it's not clear. We can only make speculations. One of them is that they were there to avoid breaking the weapon with opposing cuts. It's plausible. The other thing is to strengthen the weapon. I think that the truth is somewhere in between them two things, and the shorter languettes have something to do with the declining of cutting as the primary use of the weapon, if it was ever the primary use of the weapon. So since we don't since this gets used less, it needs shorter and shorter and shorter languettes, and I will show you some examples shortly. The other thing that we found was that weapons focused on thrusting, particularly later halberds from the late 15th and early 16th century onwards, as well as other weapons such as bills and many, many more, like even some partisans have this, is that they develop enhanced characteristics to focus on thrusting. Same thing in the same period happens with swords. So thrusting elements evolved like that's as the cheapest and the most efficient counter to armor targets, and that is different cross sections in the tip of the weapon, with the aim solely to pierce lightly or slightly heavier targets. And then, as I said, the spikes are there focused to produce more penetrative power. Now, one of the things that I found particularly interesting about the thrusting motion and the break point here
is what happens in the same period with a pike. The pike was the primary thrusting weapon, but of course it's one of the hardest weapons to examine because we have very, very few of the original shafts from the late 15th and the early 16th centuries. And in fact, the most consistent data that we have about multiple pikes are from the 17th century. The only thing I found, and I have not found originals betting this, however, I do have two accounts from the 17th century, from the Royal Armoury in England from during the Civil War, is about the pikes having a metal band at this part. If you imagine a pike being a very, very long spear, they would have a metal band here, which maybe was to support the breaking point and so on. Interestingly, Andronicus, the archaeologist who discovered Philip's tomb in Vergina, also wrote an article about the use of the sarissa in the Macedonian army and how one of the most expensive parts of production was a bronze band that the sarissa would also bear in this bit here. I know it's a long shot to make that connection, but in both cases it's a very, very, very long damn spear. What I would like to show you here is some images of standard halberds first that show that change in the physical elements. Now you can see the different cross-section here and here, and I'll show you more details about the actual cross-section later, but you can see a diamond shape here, a flat cross shape here with a long point, but here, as you can see, it becomes enhanced and strengthened and then quadrangular, or at least it goes to become quadrangular. And the same thing, the tip drops completely the cutting capacity and it becomes focused on the thrusting, sorry, in the cutting end, it becomes in focus on thrusting. And even though I promised I'm not going to show any illustrations just to make a point about the technical characteristics today, I want to point this detail from Urs's Graf's Horrors of War from the late 14th or early 15th century, depending on the art historian. Not because of the nature of the halberd, because you cannot really tell about how the tip is focused, but what you can see here is the length of the languettes. So now, one of the things that I'm guilty of doing as well is examining languettes and assuming that the flat bottom means that they were broken. But sometimes, clearly, that's how they were. And also, they're really, really short compared to the head. Of course, still that halberd has a massive axe head. And people would argue that that would be a waste not to use it. And that's not what I'm saying. I'm not saying that it was not used for cutting as well. But in a thicket of staff weapons, as early 16th century and late 15th century, century warfare was conducted, you needed the thrusting power as well. And then, of course, you have halberds that completely decline into this form. And the cutting clearly becomes obsolete here, but the spike clearly is triangular or quadrangular, and is enhanced as the primary motion. One of the reasons for this as well might be because they were mainly demoted to ceremonial or guard weapons and so on. Now about the cross sections. The data that I got for this regarding proto-halberds is from a sample of 47 weapons. The variations that I found are these four and things that roughly befall onto these. If you get a cross-section, I mean this here would either be pointed, resulting into an edge on the top spike, or it could be slightly more circular. But anyway, that doesn't really lead to any penetrative power, or a minimum anyway. The width of that, it was minimum, and in fact actually it's my mistake to have this that wide compared to these, but that was usually the thinnest one. The second one that you find chronologically as well is the diamond shape with bigger penetrative power, however still and often maintaining a cutting edge here
and here on both sides. What he gets later is a triangular end. This is the back end of the weapon. This sometimes is sharpened, sometimes not, but in the end it ends into a tip. And finally, when we start getting examples, foreshadowing what I'm going to say about the dating of the weapon, but finally you do get a quadrangular crosscut, which leads into a very sharp pyramid. Now, different weapons and different protohalberds have the different tips I showed you, and I want to give you some excellent examples. This halberd is also from the Mazzoli Museum. Mark was kind enough to send me this even before my visit here, and I had a look at it yesterday. The tip is really flat. This is the same case with this. This is from the Royal Armouries in Leeds. There's not any motion about any strength and tip in these. Even in that one, it looks much sharper, but it'd be false in the first category of cross-sections. This weapon I would like to draw your attention to because it looks less illustrious, but, and I'm cheating here because on the other side it has a maker mark, and I have managed to identify when this is from. And it's a good reminder that these weapons should not, should not be judged on how they look, because staff weapons were less illustrious than others. And unfortunately, one of the biggest problems is that many of the staff weapons surviving are the less pretty ones, the more pretty ones, and the less pretty ones have been usually destroyed, repurposed, and so on. So this weapon here, from the Leeds Royal Armouries, is from the end of the fourth quarter of the 15th century, between 1491 and 1495. The top is triangular and reinforced. The back of it is completely reinforced. It's much flatter. And ends up in a really, really sharp end. And finally, of course, we have the weapon at question, which is the Mazzoli halberd, which has a quadrangular cross-section. So what I would like to conclude with is what we can say based on these technical characteristics about the Mazzoli halberd. And again, these are the speculations that I would like to make based on the technical characteristics and that theoretical experiment, and not compared to the art, because then I could give you the answer or based on the maker mark, but there's no fun in that. The conclusions. Typologically, at least according to me, it's a proto-halberd, or call it Swiss fuge, and so on. I don't think that, again, that's something that can be argued. Its wooden shaft has been replaced. We don't know when, but it's modern. It's not even during its lifetime. It has four marks, two on each side. The style of the mark is there to after the third quarter of the 15th century, but this is inconclusive, because again, the stylistic analysis of the mark, I think, is subjective and not safe to make any final remarks. The two eyes, which are again the two things connecting the head to the shaft, are welded in a fashion that does not appear in proto-halberds prior to the middle of the 15th century. Now, that's something I deliberately have not talked today about, because it's a whole different animal, and it's about the metallurgy of the weapon. However, there are some stylistic choices in the way that the eyes attach the weapon to the head to the weapon, and again, when we compare it to other excellent examples, we can get some idea about the dating. But again, still not conclusive. And again, as I said afterwards, the vertical spike is quadrangular in the fashion of staff weapons from after the fourth quarter of the 15th century to increase the penetrative power, and therefore the weapon was, I believe, primarily used for thrusting. The curve of the blade and the shape resemble similar stamp weapons from Switzerland and Northern Italy, and the mark does not denominate necessarily the place of production, precisely because the mark could also have been used a mark for selling the weapon or quality control, so we cannot know precisely what it was made, solely based on the technical characteristics again. One thing that I would like to say here is that besides this weapon being called the Swiss Vouge,
in the same period that I would like to place the weapon, which, as you have guessed, is between 1475 and 1525, would be geographically not necessarily in Switzerland. Maybe the production was there, but it's equally possible that it's northern Italian. To my knowledge, most staff weapons of the period actually do originate from northern Italy, like different forms constantly are getting produced in the wider area. It can also be southern Germany, it can also be Switzerland. However, the biggest majority is here. The overall assessment produced the dating I told you, and to do more research on physical characteristics, I would like to examine the weapon firsthand, because as I said in the very beginning, this was an assessment based on the pictures that we discussed with Marco. I believe that further analysis can be done, especially on the metallurgy of this weapon, but I think that even a comparison to visual sources will give the same dating. I'm not sure that Marco will let me destroy the weapon to test the my physical experiment on his halberd, but I hope this gives you an idea about how different disciplines, such as mechanics and physics, can be used, even on a theoretical level, with the right collaborations to get some extra ideas about some weapons. Thank you very much. Ci complimentiamo molto con Surialis per questa sua analisi particolarmente interessante. Il suo intervento ha messo in luce l'importanza del lessico nella classificazione degli armamenti e la necessità di un aggiornamento in questo, soprattutto nell'ambito anglofono. Inoltre ha evidenziato come i tre modelli di arma in asta, in questo caso presi ad esempio, siano convissuti per tutto il 400. Quindi un'ottica anche che talvolta viene dimenticata in funzione di una visione totalmente evoluzionistica dell'arma, senza tener conto invece del fatto che armi simili avevano comunque utilizzi differenti. Di conseguenza che queste siano convissute doveva essere una cosa anche normale. A questo punto breve pausa e poi avremo modo di porre domande ai relatori di questa prima parte della giornata. Grazie. Porre ai relatori della mattinata e nel qual caso ci fosse ancora qualcosa relativo alla giornata di ieri, vediamo se in sala ci sono tutti i relatori interessati. Allora, ci sono delle domande per i nostri relatori della mattinata? Non siate timidi, chiedete pure qualche delucidazione in merito ai bellissimi interventi. Sì, se vuole avvicinarsi, ecco, le portano il microfono. Roberto Groppetti, sebbene il dottore abbia chiarito che la sua posizione è di storico, sebbene il dottor Lede abbia chiarito la sua posizione è di storico, non ritiene che potrebbe essere utile uno studio più sistematico sulle fonti iconografiche, sulla medagliistica, sulle tecniche di incisione e di aggeminatura, magari
facendo riferimento a reperti che possono essere cioè, medaglie o gioielleria o per ricondurre questi capolavori a botteghe specifiche che hanno collaborato magari con maestri incisori. Quindi benissimo c'è l'analisi delle fonti storiche e dei documenti che condivido esattamente, fra l'altro lei brillantemente ha posto il problema su quelle che si chiamano ora fake news, sul fatto cioè, di ripetere notizie sbagliate e ha richiamato ad Occam, quindi alla tradizione filosofica. Ecco, non ho detto che siano notizie sbagliate, ho detto che sono notizie non provate, non supportate da nulla, ma non ho detto che siano sbagliate, perché voglio dire la ricerca è, per quanto sia stata fatta abbastanza a fondo nel corso degli anni, è ancora largamente incompleta. Le fonti documentarie scritte, chiamiamole così, sono state indagate per una parte relativamente piccola per quello che riguarda almeno Milano. È ovvio che molti altri documenti, molte altre notizie possano ancora trovarsi negli archivi, e certamente ci sono. D'altra parte però dobbiamo basarci su quello che sappiamo adesso. Domani può saltare fuori qualunque cosa. Per quello che riguarda più direttamente la sua domanda, certo che sarebbe una grande un grande privilegio riuscire a mettere insieme le conoscenze che si hanno sugli armaioli, sugli aggeminatori, sui doratori che hanno lavorato per le armi, con le notizie che ci sono e le conoscenze che abbiamo, o che hanno meglio, su altri artigiani e artisti, che possono essere bronzisti, che possono essere incisori, che possono essere fusori, che possono essere intagliatori di cristalli o di cammei o medaglisti, eccetera. Anche perché a Milano tutto questo gruppo di persone in realtà lavorava fianco a fianco, spesse volte erano imparentati addirittura tra di loro, certamente si conoscevano tutti e tutti a un certo livello, diciamo, conoscevano l'opera degli altri e soprattutto tutti quanti lavoravano grosso modo per gli stessi committenti, cioè con una committenza di alto o altissimo livello europeo. Quindi una committenza comune e un gusto europeo comune portava a produrre oggetti che potessero in qualche modo essere in comune grati a chi poi li doveva acquistare. D'altra parte è anche vero che se non in alcune occasioni non ci sono apparentemente, a quanto se ne sa oggi, scambi diretti tra un mondo e l'altro, cioè gli armaioli, i geminatori, i doratori stanno per conto loro e non interagiscono direttamente, cioè non appaltano lavori o non si fanno aiutare da incisori di coni, medaglisti o cose del genere. Un po' diverso è invece il problema delle fodere, per esempio, delle rotelle, che in alcuni casi si sono conservate e sono opera di ricamatori milanesi, per cui il rapporto tra l'armaiolo e il ricamatore era un rapporto diretto, nel senso che per finire la rotella o anche la guarnitura semplicemente di un'armatura si ricorreva a un ricamatore di grande fama spesse volte. Poi dipende naturalmente quanto uno voleva spendere, quanto uno voleva investire. Che ci sia un humus comune tra tutti questi lavoratori del lusso, diciamo dell'industria del lusso milanese del Cinquecento, è indubbio. Che ci siano degli scambi diretti invece al momento non è dato,
non è dato sapere. Ci sono notizie, come posso dire, non dubbio, perché la notizia è una notizia certa, ma non si sa bene che cosa abbia in realtà prodotto, che per esempio Leone Leoni, che è uno scultore in bronzo, soprattutto, abbia prodotto almeno un casco. Ma non si sa che tipo di casco fosse, non si sa fatto come, in acciaio, in bronzo, fuso, colato, decorato, fatto fare da un armaiolo e poi decorato da lui, questo non si sa. Ci sono documenti, qualche documento, che lega armaioli a fusori, diciamo, colatori di bronzo. Per esempio, ho fatto vedere lo stipo di Vienna, che è coronato con un Marco Curzio e quattro figure allegoriche. Quelle sono firmate e datate da un Giuseppe De Vico, per esempio, di cui si sa molto poco. È probabilmente un milanese che si è trasferito poi alla corte imperiale nella fine degli anni 60. Ma che è per esempio documentato per una collaborazione con un armaiolo per la produzione di un tavolo aggeminato. Lo stipo di Vienna è attribuito a Giovan Battista Panzeri e Marco Antonio Fava, mentre il tavolo che era stato ordinato, adesso vado a memoria, ma mi sembra per il Duca d'Alba, quindi siamo nel 1556, mi sembra, se dovrei andare a vedere, ma comunque siamo nella seconda metà degli anni 50, attesta questa collaborazione tra Giuseppe De Vico e Polacini. Polacini era un altro sbalzatore, armaiolo, commerciante anche, milanese, che ha avuto bottega insieme a Panzeri, a Zarabaglia, insomma, e poi si sono divisi e così. Per cui il fatto che De Vico abbia lavorato certamente con Polacini, perché c'è un contratto, lascerebbe qualche dubbio sull'attribuzione dello stipo a Panzeri invece. Però non è detto che De Vico non abbia collaborato con l'uno e con l'altro, e non è neanche detto in realtà che i bronzetti che coronano lo stipo non siano stati messi in un secondo momento. Su questo non si sa in realtà, per cui lo stipo può essere benissimo di Panzeri, come gli è stato attribuito, i bronzetti certamente di De Vico, perché sono firmati e datati, ma le due cose non è detto che lo stipo sia stato commissionato e costruito già con i bronzetti presenti. Questo non si sa, insomma. Per cui mettere insieme competenze diverse, studi diversi su artigiani o artisti della Milano del Cinquecento che si occupano della produzione di oggetti di lusso di vario genere è certamente un filone di ricerca molto, molto buono e molto interessante. I legami diretti tra armaioli, aggeminatori o spadai con queste persone, con gli altri artisti, sono in realtà molto, molto, molto labili. Posso aggiungere una cosa a quello che ha appena detto Silvio, anche riallacciandomi un attimo alla domanda, perché Silvio ha fatto vedere un aspetto determinante che è sempre stato ignorato e forse credo di essere stato l'unico ad averlo studiato in modo sistematico durante la mia tesi di dottorato. Certe informazioni si riescono a ricavare con estrema precisione anche dall'analisi non tanto dell'incisione quanto dell'iscrizione. Quindi anche solo un appiglio, giustamente Silvio ha parlato di informazioni prive, senza prove, quindi probabilmente corrette, probabilmente no, quindi tutto da studiare. Però ho fatto anche vedere come dalle firme in questo caso o dalle sigle ci possono essere anche degli elementi datanti. Ad esempio, con uno studio sistematico
proprio del carattere, uno studio paleografico ed epigrafico del carattere con i confronti e creando, avevo avuto modo durante il dottorato, ci sono 3 anni di tempo, di raccogliere un database di più di 800 iscrizioni divise per epoca, per tipologia d'oggetto e poi accorpabile anche all'interno delle stesse firme o comunque ambiti di bottega, eccetera. Ci si accorge prima di tutto che molto spesso le attribuzioni stilistiche non reggono la prova poi del carattere del documento, e andando a vedere le datazioni del carattere in effetti ritorna tutto un po' meglio. Chiaro che poi non getta luce su altri aspetti. Però bisognerebbe sempre, a mio avviso, incrociare quello che stiamo facendo in questi giorni e che, come diceva Simone ieri, è stato fatto anche nel lavoro di riallestimento con i ragazzi, incrociare competenze e soprattutto metodi. Quando i metodi di 3-4 specialisti diversi, ieri abbiamo visto, lei è un ingegnere, abbiamo visto il contributo che possono dare gli ingegneri, apparentemente un mondo lontanissimo, ma abbiamo visto che non è così lontano, con gli storici che studiano invece i sistemi della tecnologia, con gli storici dell'arte e gli storici tucuro, uno storico di valore come Silvio, si ottengono grandissimi risultati. Al proposito, ora non c'è bisogno di ricordarlo, perché Silvio è famoso in tutto il mondo per questo lavoro enorme, monumentale che ha fatto in occasione dei cataloghi di Heroic Armor e Parole Triomphale. Non si sapeva niente fino all'inizio di Silvio sugli armaioli milanesi del Cinquecento. Addirittura, proprio mentre loro facevano questi lavori, uscivano pubblicazioni che su base stilistica sostenevano che Filippo Negroli fosse fratello di Giovan Paolo Negroli, perché lo stile era uguale. La prova del documento ha dimostrato che sono cugini, ma di secondo grado, se non ricordo male, hanno un nonno, un bisnonno in comune. Quindi ho rimosso. Giustamente, direi. Però l'aspetto... No, dovrebbero essere cugini primi. Ecco, non erano nemmeno cugini primi. No, erano credo cugini primi. In ogni caso, quello che lo stile suggerisce molto spesso non regge alla prova del documento. Quindi, sì, indispensabile lo studio stilistico, iconografico, fondamentale, un lavoro, un altro specialista di un mondo apparentemente lontanissimo da quello delle armi, come Amedeo Quondam, italianista, quando aveva pubblicato Cavallo e Cavaliere, folgorato dall'armatura di Dresda, ha dimostrato che la lettura iconologica di un italianista che studia i mutamenti della tradizione classica veicolati dall'umanesimo del Cinquecento ha riconosciuto perfettamente tutta l'iconografia che fino a quel momento solo sulla base stilistica sembrava sbagliata. Invece lui ha dimostrato che non è la ripresa del mito classico, ma della letteratura cinquecentesca che veicola il mito classico. Quindi è evidente che ormai, è quello che sostengo e che voglio buttare anche un sasso nello stagno su questo, quello, a mio avviso, ed è un'opinione mia personale, quello che si poteva studiare individualmente, il grosso è stato fatto. Se noi vogliamo ottenere dei risultati anche per la crescita della disciplina, ormai bisogna lavorare in equipe. Dobbiamo toglierci gelosie, dobbiamo toglierci di dosso i limiti che ci impongono spesso l'accademia tra dialoghi, tra specialisti di ambito diverso, dobbiamo farlo. Non possiamo pretendere di avere risultati apprezzabili ormai senza un confronto costante e un dialogo costante. Ci sono altre domande? Che ulteriore approfondimento?
anche per la giornata di ieri, come si è accennato precedentemente. Va bene, allora possiamo definire conclusa questa prima parte della giornata e so qualche nota aggiuntiva a livello organizzativo invece. Comunicazione di servizio per chi domenica mattina verrà alla visita a Gardone al museo e alla fabbrica Beretta, ci sarebbe bisogno di avere il numero preciso dei relatori e entrare al museo fabbrica Beretta, ovviamente abbiamo dei controlli, metal detector, numero chiuso eccetera, e bisogna consegnare la carta d'identità per registrare l'ingresso. Quindi intanto i presenti nel pomeriggio, nel primo pomeriggio arriverà una mia collega a prendere i nomi di chi verrà e vi chiederà se volete dare la liberatoria ai vostri alberghi, e qui mi riferisco ai relatori e ai loro accompagnatori, se possono farsi dare la fotocopia della vostra carta d'identità dai vostri alberghi, in modo tale che domenica mattina non perderemo tempo a fare tutta la registrazione dei documenti in fabbrica, possiamo partire subito alla visita, anche perché ci fanno visite in gruppi diversi, se siamo più di 25 ci divideranno in due gruppi e quindi un gruppo vedrà prima il museo e l'altro invece la fabbrica e poi ci scambieremo. Quindi pensate chi ha desiderio di venire e oggi pomeriggio all'inizio dei lavori verrà la mia collega a farvi queste domande. Ascolto Simone e visto che sono le 12.30 possiamo incamminarci i relatori con i loro accompagnatori verso la pausa pranzo.